Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono la Fra e oggi siamo qui per fare una breve analisi dell'ultimo trailer di Death Stranding che è stato mostrato all'E3 di quest'anno e che vi lascio qui nella sua interezza sottotitolato in italiano. Sam Porter Bridges. The man who delivers. Tears. Chiral allergy. So, you have dooms, like me. What's your level? I've got the extinction factor, but I think you got me beat. You can see them, right? No, but I can sense them. Wanna come work for me? Must be tough out here on your own. I can't help you with that. I make deliveries. That's all. Finalmente, dopo lunga attesa, abbiamo potuto vedere un nuovo trailer di Death Stranding, che questa volta ci ha mostrato anche delle parti di gameplay. Come potete vedere, però, si tratta per lo più di sezioni che mostrano le potenzialità del motore grafica a decima engine e che vogliono lasciarci contemplare le ambientazioni all'interno delle quali il nostro Sam, l'uomo delle consegne, si muoverà. Si percepiva già da un tweet di qualche settimana fa l'orgoglio che Kojima ripone nella creazione dei dettagli del suo open world, che effettivamente è costruito con un'atmosfera tanto realistica quanto suggestiva. Il clima che si respira è decisamente particolare e mi ha riportato subito alla mente lo stile di film di fantascienza, spaziali e futuristici. Anche se a piccole gocce, abbiamo ricevuto diverse informazioni riguardanti il misterioso protagonista. Sembra che Bridge, per la quale il nostro Sam lavora, si sia rivelata essere un'organizzazione di consegne e spedizioni speciali. Così, in sua compagnia, dovremo attraversare lande desolate e ambientazioni estreme nel tentativo di consegnare merce di vario genere, da semplici pacchi dal contenuto misterioso a cadaveri simili a quelli che avevamo potuto osservare nel trailer precedente. Durante gli svariati spezzoni che ci sono stati mostrati, potremo osservare Sam muoversi in vari scenari, tutti molto estremi, ed utilizzare attrezzi per facilitarne l'attraversata. Oltre alle futuristiche attrezzature per il trasporto dei pacchi, noteremo equipaggiamenti per attraversare fiumi e galleggiare, equipaggiamento per la scalata di alte pareti rocciose, attrezzi metallici per il superamento di crateri e canyon e addirittura armi che però dubito possano avere uno scopo offensivo, sia per la loro estetica sia per ciò che Kojima fino ad ora ha rilasciato sul gioco, e potrebbero quindi avere invece la funzione di segnalazione oppure di superamento delle aree più scoscese. Inoltre vedremo Sam curarsi delle ferite riportate durante questi estenuanti viaggi e bere da una borraccia per dissetarsi, quindi non escluderei che vi possa essere una componente survival del gioco all'interno della quale dovremo curarci e valutare l'uso di preziose risorse esauribili come l'acqua. Il personaggio ci appariva già come speciale rispetto agli altri individui, ma qui abbiamo scoperto che possiede in effetti la particolare capacità di percepire le creature invisibili e accorgersi del loro avvicinamento. Inoltre scopriremo che qualcosa legato al suo passato lo sta tormentando e che ha, oppure aveva, una famiglia. Sarà data infatti molta importanza a una fotografia che Sam porta sempre con sé e alla quale sembra tenere molto e che lo ritrae in compagnia di una donna e di una ragazzina. Un particolare che è molto enfatizzato in questo trailer è la temperatura, che sembra abbassarsi molto in prossimità dell'avvicinamento dei nemici. Noteremo non solo del fumo che esce dalla bocca dei personaggi, ma anche la pelle d'oca di Sam, che percependo la presenza di queste creature sarà soggetto a dei veri e propri brividi. Alcuni elementi che avevamo potuto già notare negli scorsi trailer e dei quali abbiamo ormai ampiamente trattato ci vengono qui riproposti, ma questa volta avremo delle conferme. Dai dialoghi apprenderemo infatti che la pioggia, il time fall, è un fenomeno che causa l'acceleramento temporale, portando creature e persone all'invecchiamento velocizzato e alla morte. Sarà fondamentale quindi evitarne l'esposizione prolungata e potremo anche osservare un personaggio utilizzare un ombrellino appositamente studiato. Tutto questo ci lascia ancora una volta intendere quanto Death Stranding possa effettivamente avere una trama collegata ai viaggi temporali o comunque ad uno scorrere del tempo innaturale.
Con il proseguire del trailer abbandoneremo le aree desertiche e scopriremo che per alcune missioni dovremo addentrarci in zone urbane, anche se da ciò che possiamo vedere si tratterà per lo più di edifici degradati, semidistrutti. Verrà citata anche la presenza di una città, probabilmente l'area che avevamo potuto già vedere nel secondo trailer, quello dove appariva Mads Mikkelsen. Watch yourself. Those things never stay gone for long. The time fall fast forwards whatever it touches. But it can't wash everything away. The past just won't let go. I'll see you around. Sam Porter Bridges. Sam, what's your status? Carillium density is still increasing. My status is fucked. There's tons of them. Can you sit out the rain? No. They're closing in on my position. I have to move before they realize I'm in here. Sam, if one of those things eats you, it'll trigger a void out. You'll come back, sure, but the surrounding area will still be a crater. I got an idea. Sam sarà quindi supportato via radio da alcuni personaggi, ed uno in particolare a un certo punto ci terrà a ricordargli di non farsi assolutamente catturare dalle misteriose creature, in quanto, nonostante questo non gli causerebbe una morte perenne, provocherebbe un void out che ridurrebbe l'area ad un cratere, e quindi probabilmente causerebbe un'esplosione simile a quella che abbiamo potuto osservare nel precedente spezzone. Sicuramente quindi molti di noi saranno particolarmente soddisfatti delle teorie fino ad ora sviluppate, in quanto molte si sono rivelate corrette. Per esempio, quella inerente all'utilizzo del braccio meccanico, palesemente alimentato qui dall'energia del misterioso neonato e indicatore della presenza dei nemici invisibili. Vedremo poi Sam attivare volontariamente la capsula contenente il bambino, in preparazione dell'affrontare una sezione di gioco stealth. Se lo scorso trailer aveva mostrato la schermata di Game Over, questa volta avremo la possibilità di assistere al momento nel quale il nostro personaggio verrà catturato dalle creature e risucchiato nel misterioso liquido nero, ma subito dopo vi sarà uno stacco. Finalmente poi abbiamo avuto l'introduzione dei tanto attesi e discussi personaggi femminili. Le due interpreti inaspettatissime che appaiono sono Lea Seydoux, francese apparsa anche nel film di Quentin Tarantino Bastardi senza gloria, e Lindsay Wagner, un'attrice che era molto nota negli anni 70 e che apparirà in una sua versione ringiovanita nel finale del trailer. La prima, che indossa una tuta da esplorazione, sembra appartenere ad una diversa organizzazione rispetto a quella di Sam e sembra anche essere un personaggio molto misterioso ed eccentrico che cercherà di convincere il protagonista ad iniziare a lavorare per lei, affascinata dalle sue capacità. You're too late. You still don't know who I am, do you? Who are you? La seconda invece appare solo per qualche istante, quasi all'interno di una sorta di visione del nostro protagonista, ma per ora la sua identità rimane un mistero. È da notare però la spiccata somiglianza che l'attrice che la interpreta ha con la donna che si vede nella foto che Sam ha con sé. Ok ragazzi, questo per ora era tutto e mi piacerebbe molto sapere cosa avete notato voi in questo trailer e soprattutto se siete soddisfatti di ciò che è stato mostrato in questo E3. Ora che abbiamo parecchio materiale, mi piacerebbe finalmente mettermi all'opera per sviluppare insieme a voi qualche teoria riguardante la trama del gioco. Grazie come sempre e alla prossima!